Poracci, vi devo fare i complimenti. Non era facile riconoscere Crayola Scoot, praticamente lo Splatoon dei Poracci. E poi ho anche apprezzato la precisione con cui lo avete individuato. Bravi! Per la risposta più sbagliata, premio Account, che riesce ad omaggiare uno dei protagonisti indiretti di questo TG Poro. Ed ecco che dopo Jet Set Radio arriva Getta Staciofeca. Capolaporo. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Ciao, come va? Entra pure. Io devo scappare, devo cominciare la trasmissione. Però tu vieni, perché qui è come fosse casa tua. Prego. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi che non viene mai anticipato, anzi, arriva sempre più in ritardo. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma una cosa che proprio non ve la potete immaginare. Anzi, vi sfido a scrivere nei commenti in caps lock delusione nel caso non si rivelasse la puntata più ricca di sempre. Per lamentarvi però dovete essere iscritti al canale. Quindi non so cosa state aspettando, ma iscrivetevi e mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. In descrizione ci sono dei link da cliccare, fatelo, mi raccomando. Io ho detto tutto, iniziamo! Come al solito, partiamo dall'angolo della poracciata e dai giochi a gratis. Protagonista indiscusso, come sempre, è l'Epic Game Store, visto che possiamo già vedere quali saranno i prossimi due titoli offerti a partire dal 27, ovvero dalla prossima settimana. Si tratta di altri due nomi mai sentiti. Mentre Poker Club è facile capire che tipo di gioco sia, ho molti più dubbi per quanto riguarda Breath Edge. Vedendo dei filmati di gameplay sembra un survival, un genere che non mi fa impazzire, ma quel pollo in copertina, come si fa a dire di no? Tanto è gratis. Vi ricordate di Humanity? Si tratta di un puzzle game che aveva catturato la mia attenzione durante uno degli ultimi State of Play, un interessante mix tra Kurushi, Kula World e Lemmings, tutto all'insegna di un doggo. Beh, oggi è uscito un nuovo trailer, fantastico. Non solo cattura alla perfezione l'estetica delle pubblicità giapponesi dell'era PS1, confermando ancora una volta i suoi punti di riferimento, ma inoltre svela la data di uscita del gioco e dà la conferma della sua inclusione al Day One all'interno del PlayStation Plus. A partire dal 16 maggio potrete diventare protagonisti controllando questo scibone fantastico. E sì, è troppo bello, l'ho messo in copertina. Oggi ha inizio anche la seconda parte di sconti dedicata ai titoli di Super Mario sul Nintendo eShop, ma tronco subito il vostro entusiasmo, non c'è nulla degno di nota. È la solita tristezza di giochi digitali venduti a 39,99, ma fossi in voi non dispererei, perché grazie all'Indie World abbiamo avuto una bella ondata di sconti per i titoli indie. Non solo, come abbiamo visto nello shorts di oggi, a capeggiare queste offerte c'è un rarissimo 50% su Hollow Knight, ma inoltre vi sparo al volo qualche nome degno di nota. Oltre al prezzo più basso di sempre per Cult of the Lamb, vi segnalo The Messenger, Blasphemous, Yakuza Island Express e Guacamelee 2, ma anche Iconoclast, perché sono tutti degli ottimi metroidvania, seppur diversissimi tra di loro. Narita Boy, se sapete l'inglese, è una piccola gemma, mentre se cercate dei titoli che possano occupare tutto il vostro tempo libero, darei un'occhiata a Crosscode e Darkest Dungeon. Intanto in questi giorni c'è stato anche un aggiornamento a sorpresa per Nintendo Switch Online, con Nintendo che, completamente a caso, come il suo solito, ha deciso di rimpolpare la libreria del Mega Drive, o Genesis, come lo chiamano i nostri amici americani. Ehi, poor people, welcome, please, subscribe to Porion. Thanks. Very rich. La cosa interessante è che si tratta di quattro titoli niente male, ma qui vorrei soffermarmi su Pulseman, un clonazzo di Mega Man che nasconde un segreto. Cioè, non è che non lo nasconde, però magari sta cosa non la sapete. Si tratta infatti di un gioco sviluppato da Game Freak, prima che lo studio diventasse famoso per il brand di Pokémon. Inoltre si tratta di un titolo un bel po' raro, la cartuccia giapponese viene venduta a prezzi folli, mentre in Occidente fu distribuito solo in America tramite il servizio Sega Channel, che permetteva di scaricare giochi, demo e trucchi tramite la connessione internet. Negli anni 90, vi potete immaginare che qualità. Quindi si tratta di un titolo dal grande valore storico ed è anche piacevole da giocare, dategli un'occhiata. E a proposito di Game Freak, esce oggi l'ennesima patch di Scarlatto e Violetto che, no, non migliora tanto la qualità grafica, ma piuttosto corregge il bug del Raid Terra Crystal introdotto con la versione 1.2.0. Inoltre, per venire incontro a tutti quelli che non sono riusciti a catturare i Pokémon durante il Raid, l'evento verrà riproposto in questi giorni. Meglio Poro che mai.
credo. Non so se siamo arrivati alla metà del ciclo vitale di Switch, ma di sicuro gli amiibo ci seppelliranno a tutti quanti. La serie di Super Smash Bros. Continua infatti ad uscire e ieri abbiamo avuto un doppio annuncio. Il 21 luglio arriverà il double pack dedicato alle molto poco sobrie Pyra e Mitra, mentre in un futuro non meglio specificato sarà il turno anche dei protagonisti di Xeno 3, Noah e Mio. Vi ricordo che questa notte ci sarà uno showcase di Capcom dedicato a Street Fighter 6 presentato da Lil Wayne. Se non avete voglia di aspettare la mezzanotte per guardare l'evento dell'anno, beh, a quanto pare per colpa di una pubblicità di Facebook è stata leakata la sorpresa di questa stream. Le speculazioni erano corrette, l'evento sarà accompagnato da una demo del nuovo Street Fighter. Ah, e oggi è una grande giornata per i fan di Crash, visto che inizierà la Open Close Beta di Crash Team Rumble, il titolo multiplayer che non si capisce bene cosa sia e non si capisce bene dove voglia andare a parare, potrà essere provato con largo anticipo da tutti gli utenti che hanno preordinato la Deluxe Edition. Quanti di voi sono impazienti di provare CTR? Visto che stiamo parlando un attimo di eventi futuri, ad agosto, precisamente il 12 alle 9 di sera, ci sarà l'appuntamento annuale con il THQ Nordic Showcase. Molti di noi probabilmente saranno in vacanza in quei giorni, ma i protagonisti della presentazione saranno Alone in the Dark, Outcast 2 e Train 5, una lineup niente male, senza contare poi altre premiere e approfondimenti su titoli già annunciati. E per chiudere questa prima parte parliamo un attimo al volo delle recensioni di Advance Wars Reboot Camp, perché l'attesa infinita sembra aver ripagato. Il titolo è stato accolto con ottimi voti dalla critica, che parla di un grande classico reimmaginato per l'hardware moderno, ma non troppo, di Nintendo Switch. Il gameplay è quello classico di sempre, un vero gioiellino di strategia a cui vengono aggiunti pochi ma determinanti miglioramenti. Per quanto riguarda la presentazione grafica, c'è chi invece preferisce la pixel art originale. Si parla comunque di un titolo ricchissimo che offre due longevi campagne a un prezzo non budget, ma che comunque potrà tenervi impegnati per decine e decine di ore. Voi darete una chance ad Advance Wars? Va bene, passiamo alle notizie più importanti, perché ieri è successa una cosa che ha fatto molto discutere, anzi sta facendo ancora molto discutere. La quarta parte del pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3 ha ricevuto una data di uscita anticipata che ha colto tutti quanti di sorpresa, e c'è chi vuole vedere in questa mossa la conferma che Nintendo abbia grandi progetti per il 2023. Io però ci andrei con i piedi di piombo. I più attenti di voi si ricorderanno che il finale del season pass di Xenoblade Chronicles 3 era stato annunciato come in arrivo entro la fine dell'anno. È stato quindi abbastanza sorprendente scoprire ieri che questo Future Redeemed, questo il titolo, arriverà molto prima del previsto, il 25 aprile, cioè fra 5 giorni. Perché Nintendo ha deciso di anticipare così tanto questo DLC? C'è chi vede in questo la conferma che un nuovo hardware sia alle porte e che Nintendo stia cercando di chiudere tutte le cose lasciate in sospeso prima del grande annuncio previsto per la fine di quest'anno, con un'uscita di un eventuale Switch 2 nella prima metà del 2024. Ora, come scenario magari è plausibile, anche se non probabile, ma non credo che tutto questo sia direttamente collegato con Xenoblade Chronicles 3, anche perché ci sono troppi fattori in ballo. Innanzitutto sappiamo che Xeno 3 è stato pubblicato lo scorso anno, ma in realtà era pronto da un bel po', e Nintendo non si è fatta problemi prima a tenerlo in cantina per diverso tempo, e poi in seguito, quando c'è stato il bisogno di tappare il buco lasciato scoperto da Splatoon 3, l'uscita di Xeno 3 è stata addirittura anticipata. Possiamo pensare che il DLC sia pronto già da un bel po' di tempo, e forse non è così assurdo pensare che banalmente Nintendo abbia deciso di bruciare i tempi di pubblicazione per evitare una sovrapposizione con Tears of the Kingdom ed eventuali DLC, e anche il confronto diretto con Final Fantasy XVI. Aggiungeteci poi che mi dà proprio l'impressione che Nintendo non abbia ancora capito come gestire al meglio i Season Pass e le date di pubblicazione di questi contenuti aggiuntivi. I percorsi aggiuntivi di Mario Kart sono arrivati anni dopo la pubblicazione del gioco base, gli ultimi sfidanti di Smash sono arrivati quando ormai l'hype intorno al gioco era completamente svanito, e anche i DLC di Fire Emblem Engage sono stati anticipati, quindi non è così strano che si muovano un po' a caso quando si tratta di pubblicare l'espansione di Xeno 3, anche perché immagino che questi pacchetti aggiuntivi vengano venduti per la stragrande maggioranza al lancio del gioco, quando l'attenzione è tutta rivolta sul titolo,
Anzi, non so quanto converrebbe pubblicare un futuro riconquistato dopo un anno e mezzo dall'uscita del gioco principale. Io, per dirvi, già adesso mi sono dimenticato praticamente tutta la storia di Xeno 3. Comunque, è ovvio che Nintendo sta covando qualcosa per la seconda metà dell'anno. Per ora, dopo Zelda, di confermato abbiamo solo Pikmin 4, previsto per il 21 luglio. E non credo che l'azienda abbia intenzione di lasciare quest'anno scoperto, e non mi è difficile immaginare una seconda metà dell'anno occupata non solo da DLC e espansioni, ma anche da qualche remaster richiesta a gran voce e spesso rumoreggiata, ma anche qualche pezzo da 90. E infatti sono sempre più convinto che stiamo per assistere all'annuncio di un nuovo Mario in 2D. Non credete? Ma andiamo avanti e torniamo un attimo indietro, perché dobbiamo fare il punto della situazione sull'Indie World di ieri sera. So che molti di voi hanno vissuto questo evento come una vera e propria delusione, perché al suo interno non ha trovato spazio Silksong, ma valgono le stesse considerazioni che ci siamo fatti qualche giorno fa. Era altamente improbabile la presenza di questo titolo in una presentazione di questo calibro. Quindi vi inviterei a rileggere questo Indie World sotto un'altra ottica. Le cose interessanti ci sono state, il problema è che sono state presentate in un contenitore non proprio entusiasmante. Infatti non si può chiudere un simile Direct senza una bomba finale, soprattutto quando ormai era palese che l'importanza degli annunci stava crescendo. E invece abbiamo avuto un reel finale con tanti titoli, solitamente visti come fuffa, buttati lì uno dopo l'altro. Peccato che tra questi nomi c'erano due news importantissime: lo shadow drop del nuovo Five Nights at Freddy's e finalmente la data di uscita di Bomb Rush Cyberpunk, ora posizionato il 18 agosto. Interessante poi il fatto che si sia dedicata a una sezione DLC degli indie, dove i protagonisti sono stati Cult of the Lamb e Shovel Knight Pocket Dungeon. Rift of the Necrodancer mi ha ricordato tantissimo sia Hi-Fi Rush, sia l'aspetto più spensierato di Rhythm Heaven, e poi gli amanti dei Metroidvania avranno sicuramente esultato, con Teslagrad 2, la remastered del primo, pubblicati alla fine della presentazione, e anche con l'inaspettato annuncio del sequel di Blasphemous. Tanta roba. A chiudere poi, io terrei d'occhio non solo Oxenfree 2, distribuito ora da Netflix, e l'influenza di Stranger Things mi sembra palese, ma anche Shadows Over Lothing, di cui aspetterò però l'edizione fisica. In totale ci sono stati ben 21 annunci e, insomma, di cose interessanti secondo me ce ne sono state. Il problema è che non c'è stato Silksong. Voi che voto dareste a questa presentazione? E per chiudere, una bella notizia: non solo PS5 sta avendo un successo senza precedenti, ma inoltre è finito il regno del terrore degli scalper. E io sto godendo come un riccio appena nato. A inizio anno Jim Ryan aveva annunciato la fine del periodo buio degli stock di PS5 ed effettivamente oggi la console si trova con estrema facilità. Pensate che in Nord America, dati alla mano, PS5 sta collezionando numeri da record, con vendite incrementate più del 300% rispetto allo scorso anno e delle vendite totali che ormai la mettono in paro con il successo di PlayStation 4, anzi ancora meglio. Nei primi 29 mesi dalla pubblicazione la nuova console è riuscita a sorpassare PS4 in termini di unità vendute. E questo sapete cosa significa? Che non c'è più mercato per gli scalper, che ora però si ritrovano sul groppone un bel numero di console da smaltire. Tanto che ora ci sono i primi avvistamenti di console svendute su internet pur di liberarsene, con inserzioni che vanno ben al di sotto del prezzo di listino originale. Insomma, dai, spero che nessuno di voi abbia ceduto ai bagarini negli ultimi anni, e se avete avuto la pazienza di aspettare, questo penso sia uno dei momenti più goduriosi di tutta quanta la next gen. Bene così. E questo però c'era tutto per oggi, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto non scalperate e nerdate durissimo. Io sono il Poroxeno, Michele Chronicles, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Oh! 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 Gah, 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 gah.